Maurizio Pallante, fondatore del Movimento per la Decrescita Felice, ha lanciato un appello per costruire un nuovo soggetto politico di cui appunto ha deciso di far parte. Cosa l'ha portata a questa scelta, o meglio, cosa non va nella politica italiana che l'ha spinta a scendere in campo? Allora, noi abbiamo iniziato 11 anni fa col Movimento per la Decrescita Felice, proponendoci l'obiettivo, tra gli altri, di influenzare le forze politiche presenti nelle istituzioni, suggerendo delle proposte di carattere ambientale, di carattere economico, che non sono state raccolte in sostanza. Noi abbiamo inciso abbastanza nella modifica dei modelli di comportamento delle persone, e abbiamo anche avuto dei rapporti positivi con alcuni settori del mondo industriale, imprenditoriale, che hanno le tecnologie che riducono il consumo delle risorse e l'inquinamento, ma abbiamo trovato veramente la totale chiusura da parte delle forze politiche. Allora abbiamo detto, dal momento che la situazione diventa sempre più grave, l'Istituto Superiore di Sanità dice che, sulla base di indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che abbiamo 20 anni per evitare che il riscaldamento climatico superi i limiti oltre i quali non è più possibile intervenire, abbiamo deciso di vedere se riusciamo noi a intervenire direttamente, a incidere direttamente sulle scelte di carattere politico. A chi è rivolto l'appello? L'appello è rivolto a tutte le persone che non stanno bene in questo tipo di società, sia perché non condividono i modelli di comportamento, sia perché si sentono emarginati, sia perché non trovano lavoro e così via. E dal punto di vista politico elettorale, alle persone che o non votano, o annullano la scheda, o votano per il meno peggio. Io sono uno di quelle. E prima di morire vorrei almeno una volta votare per un partito in cui credo. Come saranno i rapporti adesso con il Movimento per la Decrescita Felice, di cui lei comunque è socio fondatore? Allora, il Movimento per la Decrescita Felice resta un'associazione di carattere culturale che ha il compito appunto di intervenire sui cambiamenti degli stili di vita, sulle tecnologie che riducono l'impatto ambientale, anche sui suggerimenti al mondo politico. Resta un'associazione autonoma. Io ho dato anche le dimissioni da presidente onorario proprio per sancire in maniera emblematica questa differenza. Il movimento che ci accingiamo a costruire, a proporre comunque, è un movimento invece che sarà del tutto autonomo rispetto al Movimento per la Decrescita Felice e interverrà esclusivamente a livello politico e culturale, anche l'aspetto culturale nelle sue valenze politiche. Lei fu uno dei principali riferimenti di Beppe Grillo, soprattutto nelle prime battaglie ecologiche. Ritiene di poter attingere a quell'elettorato deluso dal Movimento 5 Stelle? Allora, io istintivamente non penso mai di raccogliere qualcuno che è deluso, ma di intervenire con qualcuno che sceglie le cose che noi, condivide le cose che noi proponiamo. Pertanto non è l'elettorato deluso il nostro, del 5 Stelle, il nostro principale interlocutore. Il nostro principale interlocutore sono le persone che vedono nelle proposte che noi facciamo delle possibili soluzioni ai problemi che hanno. Se tra questi ci sarà anche qualcuno deluso dei 5 Stelle, sarà comunque una cosa secondaria, non scelta da noi principalmente. Come sarà strutturato questo movimento e soprattutto come potranno interagire tra loro i soci? Avranno già coloro che aderiranno a questo movimento, avranno già in mente una piattaforma informatica, qualcosa? Allora, noi stiamo preparando, innanzitutto abbiamo da un anno stiamo lavorando per creare collegamenti tra gruppi che agiscono nella loro realtà sociale, ma non come gruppi di opposizione a qualcosa, contro qualcosa, come gruppi che lavorano per valorizzare il territorio in cui vivono, per creare occupazione, per difendere la bellezza, per proteggerlo dalle aggressioni ambientali e così via. Questi gruppi a volte si trovano di fronte a dei problemi che non nascono a livello locale, ma nascono a un livello regionale o a livello nazionale. E allora la capacità di intervento sul territorio sarebbe indebolita se non avessero la possibilità di collegarsi con altri gruppi che in altri territori fanno lo stesso tipo di lavoro. Allora, la struttura a cui stiamo pensando è una struttura di carattere federale, in cui ogni gruppo mantiene la sua autonomia, mantiene la sua capacità di fare le scelte sul proprio territorio, ma trova alcuni punti in comune con gli altri. Se non c'è una struttura organizzativa a fare da collante, l'unico collante può essere invece la definizione in maniera molto precisa di alcuni fondamentali culturali e politici. Quindi stiamo lavorando molto sui fondamentali. A partire dall'appello
stiamo elaborando delle proposte politiche su temi specifici, dalla politica economica e industriale alla politica agricola, alla conversione ecologica, economica dell'ecologia, alle migrazioni, eccetera. E poi stiamo lavorando su dei principi di carattere culturale. Per esempio, un tema sarà la spiritualità, un altro tema sarà una concezione del femminile come elemento fondamentale per una proposta di carattere ambientale, un'altra proposta sarà l'agricoltura come attività non economica e produttiva, ma come attività che si rivolge alla terra valorizzandone la sacralità, il fatto che comunque attraverso la fotosintesi clorofilliana crea forme di vita, eccetera. Quindi mettendo insieme gli elementi di carattere politico con gli elementi di carattere culturale cerchiamo di definire in maniera il più precisa possibile la fisionomia di questo movimento, e l'adesione avverrà sulla base dell'adesione a questi principi, che poi dovranno essere gestiti in maniera creativa e autonoma all'interno delle singole realtà locali. Appuntamento per le prossime europee o diciamo qual è la tempistica per realizzarlo? Allora, io escludo le elezioni europee perché non saremo comunque pronti. Quello che importa non è improvvisare, quello che importa è creare un nucleo di persone motivate, convinte, che abbiano delle idee molto approfondite e così via. Quando questo gruppo sarà formato e sarà in grado di assumere delle responsabilità a livello istituzionale, cominceremo a porci il problema. Cioè, non è che noi abbiamo già uno scadenziario preciso, no? Diciamo che man mano che faremo dalla strada cominceremo a capire come farne dell'altra. Cioè, la strada fatta e la strada che stiamo facendo ci darà le indicazioni su come proseguire. Può darci qualche anticipazione in merito a valori e principi su cui dovrebbe basarsi appunto questo nuovo soggetto politico? Allora, la cosa principale, questo soggetto politico avrà tre idee di fondo, no? La prima è quella della sostenibilità, la seconda è quella dell'equità e la terza è quella della solidarietà. Perché dico la prima, la sostenibilità? Perché noi siamo arrivati a superare tutti i limiti della sostenibilità ambientale. Mandiamo in atmosfera più anidride carbonica di quella che la fotosintesi clorofilliana è in grado di assorbire, consumiamo più risorse rinnovabili di quelle che la Terra rigenera nel corso di un anno, l'Overshoot Day quest'anno è stato il 1° di agosto, abbiamo riempito gli oceani di masse di bottiglie di plastica grandi come gli Stati Uniti, la quantità, diciamo, la capacità della terra, l'humus, la capacità la fertilità della terra è diminuita, eccetera. Per cui la cosa principale è intervenire cercando di rientrare nei limiti della sostenibilità ambientale. Se si fa questa scelta si vede immediatamente che si creano moltissimi posti di lavoro, ma a differenza di quello che viene concepita l'ecologia in genere, cioè come un costo in più da sostenere con denaro pubblico, per noi invece le scelte saranno fatte tutte in un'ottica di autosufficienza. Se abbiamo degli sprechi energetici, noi sprechiamo il 70% dell'energia che produciamo, lo sviluppo di tecnologie che ci consentono di ridurre gli sprechi consente anche di risparmiare dei soldi. Cioè, le case italiane mediamente consumano il triplo delle peggiori case tedesche. Se venissero ristrutturate per consumare come le peggiori case tedesche, il costo di gestione del riscaldamento si direbbero dei 2/3. Quindi in un certo numero di anni i risparmi sui costi di gestione ammortizzerebbero i costi di investimento. Cioè, l'ecologia diventerebbe la chiave di volta per rilanciare l'economia, per rilanciare l'occupazione in un'ottica di autosufficienza. Il secondo punto è quello dell'equità. Ma noi intendiamo l'equità non nella maniera in cui è stata intesa, diciamo così, fino ad ora. Cioè, un'equità nella distribuzione della ricchezza monetaria tra le generazioni umane viventi. È indispensabile che l'equità sia estesa alle generazioni future e sia estesa ai viventi non umani. Se non si estende l'equità alle generazioni future e ai viventi non umani, non si raggiunge nemmeno la sostenibilità. Esempio, uno dei fattori principali dell'effetto serra sono le fermentazioni enteriche di gas metano degli allevamenti industriali. Se non si riducono il consumo di carne da parte nostra, non si riducono gli allevamenti industriali, non si può neanche ridurre uno dei principali fattori dell'effetto serra. Quindi non è soltanto una posizione di carattere animalista, è una posizione anche di carattere egoistico come specie umana, l'equità nei confronti degli altri esseri viventi. E l'equità nei confronti delle generazioni future è altrettanto importante, perché se noi pensiamo alle generazioni future, non sovrasfruttiamo la terra in questo momento, perché ci proponiamo di non lasciare un pianeta inabitabile a chi nascerà dopo di noi, e quindi il nostro impatto ambientale diminuisce.
Cioè l'equità ha un valore in se stesso, se poi è estesa appunto non soltanto ai viventi umani ma a quelli a venire e agli animali, è un valore anche dal punto di vista ambientale, sostiene la, è fondamentale per la, il discorso della sostenibilità. E il terzo elemento è quello della solidarietà. La solidarietà implica qualcosa in più rispetto all'equità, perché l'equità è, un, è una, come dire, si può essere a favore dell'equità senza nessuna partecipazione affettiva nei confronti delle persone che soffrono, che stanno male, che non hanno la possibilità di arrivare alla fine del mese. La solidarietà è qualcosa in più, è qualcosa che implica un coinvolgimento affettivo, un coinvolgimento emotivo, e questo vale anche nei confronti della, della situazione della sostenibilità, perché per legge si può imporre che delle persone si comportino bene nei confronti dell'ambiente, che non abbiano un atteggiamento depredatorio, un atteggiamento diciamo devastante nei confronti dell'ambiente, ma non si può imporre alle persone di comportarsi bene. Cioè ti posso dire, se fai questa cosa ti sancisco, non posso dirti comportati bene. Allora quello che deve cambiare è il sistema dei valori per cui le persone siano spontaneamente portate a comportamenti più equi e a comportamenti di carattere sostenibile. Ecco, questi tre elementi, sostenibilità, equità e solidarietà, sono, se volete, una riarticolazione ai giorni d'oggi delle parole d'ordine della Rivoluzione francese: liberté, égalité, fraternité.